Eccoci spettatori di Le Fonti TV, siamo tornati in onda in diretta per questa puntata speciale di Zoom Certificates, speciale perché è anche l'ultima, si chiude un capitolo importante, quello relativo appunto ai certificati che abbiamo imparato a conoscere sempre di più grazie naturalmente ai suggerimenti, alle spiegazioni e alla formazione proprio che ci hanno fornito i nostri ospiti e in particolar modo il nostro Riccardo Falcolini. E quindi ecco, in questa puntata speciale cercheremo di fare un po' un bilancio, ecco, di come si è evoluto tutto il pacchetto che riguarda i certificates in questi mesi, anzi in questi anni che abbiamo trascorso insieme. E quindi io do immediatamente il benvenuto al nostro Riccardo. Ciao Riccardo, eccoti, ben trovato. Ciao Valentina, ben trovato a te, ben trovato ovviamente a tutti gli spettatori o telespettatori, scusami, non mi veniva il termine corretto, e ovviamente sempre un piacere essere con voi, questa volta con un po' di tristezza perché, come dicevi anche tu, si chiude un po' un capitolo, sperando però che tutto questo tempo trascorso insieme sia sicuramente servito per dare degli spunti e soprattutto per dare tante indicazioni sul funzionamento dei prodotti da utilizzare all'interno dei portafogli. Ne abbiamo viste veramente tante in questi anni e diciamo che forse vedendone così tante siamo riusciti a trovare vari prodotti che possano essere utili alle esigenze della clientela. Chiarissimo, certamente, insomma, abbiamo detto, anzi ripetuto più volte, quello che è stato anche il vostro sforzo creativo nel cercare di individuare, intercettare le esigenze degli investitori e nel creare anche dei prodotti sempre nuovi. Ecco, io ho parlato appunto di tempo di bilanci, non solo perché questa appunto è l'ultima puntata del programma, ma perché è anche un mese particolare, il mese di luglio. Ho fatto anche i mercati, un bilancio semestrale, come sono andati questi primi sei mesi del 2023, e per quanto riguarda l'azionario abbiamo avuto delle indicazioni positive, soprattutto per Piazza Affari, che ha chiuso con un più 19%, un numero così non lo si registrava addirittura dal settembre del 2008, quindi insomma vuol dire che c'è un ritorno alla positività, alla voglia di investire. Io ti chiedo, ecco, qual è il bilancio invece del tuo settore specifico, quindi dei certificati? Sì, allora Valentina, il bilancio del settore dei certificati è un bilancio non così roseo, diciamo, come quello del mercato azionario, soprattutto se parliamo in termini di volumi. I volumi, se guardiamo questi primi sei mesi del 2023 rispetto al 2022, si sono ridotti, sono in contrazione di circa 2 miliardi di euro. Parliamo, guarda proprio i dati sotto mano al momento, parliamo di un turnover complessivo, considerando quello che è e sia il mercato Sedex che il mercato TLX, di 10 miliardi contro i 12 miliardi circa del 2022. Sono vari i fattori però che comunque hanno inficiato su queste scelte, soprattutto sul minor turnover dei certificati. Sono vari e noi abbiamo un po' ripercorsi durante questi mesi. Abbiamo tendenzialmente ricordato come i bond e un ritorno dei rendimenti sulla parte obbligazionaria abbia comunque giocato un ruolo di primo piano in quest'ambito, perché ovviamente il bond è sicuramente uno strumento che per concezione generale è sicuramente un prodotto più familiare agli investitori. E a differenza degli scorsi anni in cui i bond tendenzialmente avevano un rendimento quasi prossimo allo zero, con un ritorno dei rendimenti positivi sicuramente sono fortemente apprezzati dagli investitori. Questo, i conti deposito e comunque anche un atteggiamento risk on da parte degli investitori che sono ritornati sull'azionario, hanno comportato un minore interesse e quindi anche un minor turnover da parte della cliente sui certificati. C'è da dire anche
comunque Valentina, che la volatilità è una volatilità che è costantemente in compressione. Abbiamo visto come sia il VIX che il VStoxx abbiano raggiunto comunque valori abbastanza prossimi ai minimi, quindi di lungo periodo, quindi fondamentalmente è un qualcosa, quindi messo insieme tutto questo, è un qualcosa che ha inficiato, diciamo, sulla parte dei volumi. Nonostante però questa situazione comunque macro, dove si vede un volume in compressione rispetto al 2022, non ti nascondo che c'è un sempre più crescente interesse della parte sia della clientela retail che comunque dei professional verso i certificati, in quanto grazie comunque a tassi di interesse più alti e grazie comunque a una condizione di mercato più favorevoli, sono diciamo gli emittenti sono stati in grado di creare delle strutture difensive, quindi con delle barriere di protezione anche profonde, che però avessero un rendimento interessante e addirittura superiore a quello dei bond. Quindi perché questo? Quindi perché l'interesse? Perché fondamentalmente è possibile in questo caso affiancare il certificato all'interno dei più classici, più comuni strumenti finanziari all'interno dei portafogli, seguendo un po' quella che è la logica portafoglio core satellite, quindi il portafoglio core che è lo zoccolo duro di quello appunto del portafoglio, che è composto tendenzialmente da fondi, magari da bond, e poi il portafoglio, la parte satellite o satellite, che tendenzialmente è costituita da quegli elementi, magari in minore percentuale, che possono dare un po' di boost ai rendimenti. Quindi sicuramente diciamo c'è sempre un forte interesse alle strutture, e di conseguenza, sai Valentina, anche gli emittenti si sono adeguati a quello che è successo sui mercati, perché fino a un paio d'anni fa, quindi fino al 2021 nello specifico, la maggior parte delle emissioni avevano delle barriere tra 85, 80 e 70% di quello che è lo strike iniziale. Ora siamo giunti noi comuni credit fino anche al 50% dello strike iniziale, e altri emittenti con barriere ancora più profonde. Questo significa che un prodotto con una barriera di protezione al 50% è in grado di assorbire un calo del sottostante del 50% senza che sia il capitale che fondamentalmente la parte, diciamo, di rendimento sia in qualche modo intaccata fondamentalmente dall'eventuale calo o drop del mercato azionario. Chiarissima, è molto interessante questa panoramica che ci hai offerto, Riccardo, per capire proprio come si muove poi il mondo dei certificati rispetto a quello che hai individuato come concorrente principale, naturalmente l'obbligazionario, il bond, che per l'investitore italiano medio, diciamo, è un prodotto, un qualcosa di più conosciuto, di più familiare, quindi ci si sposta lì. Però è vero che bisogna aprirsi anche all'innovazione e i certificates possono rappresentare, insomma, quella quota di variabilità che nella costruzione di un buon portafoglio diversificato è importante ricordare. E quindi ecco, questa soprattutto è la funzione che i certificati devono avere. E allora io direi, Riccardo, abbiamo tre assi nella manica anche oggi, no? Da mostrare, i tuoi tre certificates. Io direi partiamo dal primo, che è un Cash Collect Airbag Worst Off con effetto memoria autocallable su un paniere composto da Ford, Stellantis e Tesla. Quindi, insomma, ci stiamo focalizzando sul settore dell'automotive. Spiegacelo pure. Esatto, condivido io lo schermo. Sì, Dai, questa volta mi prendo un po', prenditi la diciamo, responsabilità. mi prendo la responsabilità, però ti dico già che avendo solo schermino farò magari qualche passaggino. Dovrebbe vedersi il mio schermo, Valentina, con l'ultimo prodotto, appunto, che è il prodotto di cui Eccolo hai qua, menzionato un po' le ce caratteristiche. Allora, l'abbiamo, sì.
Perfetto. Allora, Valentina, io spiego le caratteristiche, poi ti spiego anche perché ho voluto presentarlo. Anzi, partiamo già dal perché ho voluto presentarlo. Perché è un prodotto di recentissima emissione, è stato emesso sul mercato l'1 luglio. Qui vedete fondamentalmente la data di regolamento, che è il 3 luglio, che è 2 giorni dalla start date sul mercato. È un prodotto che è quotato sul Sedex di Borsa Italiana, dove UniCredit agisce in qualità di liquidity provider, quindi da market maker. Ed è un prodotto con le seguenti caratteristiche: quindi è un cash collect, quindi è un prodotto che paga cedole, è un worst off, cioè scritto su un paniere di titoli. Quali sono i titoli? I titoli sono titoli appartenenti al settore automotive, quindi Ford, Stellantis e Tesla, e prevede cosa? Prevede una scadenza nel 2026, quindi giugno 2026. Quali sono le principali caratteristiche? Una cedola, un coupon mensile condizionato alla barriera dell'1,37%, una barriera di protezione del 60% ed un fattore airbag, come si legge sia dal nome che dalla tipologia di prodotto. Vediamo però come sono impostate le tre azioni o aziende che compongono il paniere. Sono al momento, come si vede da quello che è appunto la tabella nella parte centrale della schermata, tutte e tre al di sopra del fixing iniziale, quindi variabilmente tra il 5 e l'11%. Cosa significa questo? Significa che in una situazione attuale, e comunque fino a quando non venga intatta la barriera, il certificato andrà a corrispondere comunque a quello che è la componente cedolare, quindi il coupon dell'1,37%. Vedi come appunto questo prodotto inserito all'interno di un portafoglio satellite può sicuramente dare una spinta in termini di rendimento a quello che è appunto il rendimento del portafoglio stesso. Perché? Perché detenuto per 12 mesi, facendo un conto un po' della serva con la calcolatrice, un 1,37 per 12 mesi equivarrebbe a incassare un 16,44% annuo. Che non è poco comunque. Che non è poco. Ovviamente però dobbiamo ricordare che in corrispondenza di un prodotto che paga un 1,37 mensile, sicuramente il paniere di titoli sottostanti è un paniere più volatile, un paniere con una maggiore rischiosità. Quindi dove abbiamo Tesla, per esempio, ricordiamo che Tesla comunque quest'anno ha fatto dei numeri particolari, quindi sicuramente bisogna prestare attenzione. Però quello, oltre a prestare attenzione, voglio ricordare cosa? Voglio ricordare che questo prodotto, come gli altri della gamma, prevedono, e ora vi mostrerò anche la brochure della gamma intera, che dovrebbe vedersi a breve. Sto facendo proprio tutti i passaggi così come se fossi un utilizzatore del sito. Questo prodotto prevede cosa? Prevede un effetto airbag. Allora, che cos'è l'effetto airbag? L'effetto airbag, Valentina, intanto è un effetto che si verifica esclusivamente a scadenza, quindi del certificato, qualora il certificato non sia richiamato in anticipo. Ed è un effetto che va a mitigare le perdite appunto sul certificato qualora il sottostante peggiore alla scadenza si trova al di sotto di quello che è la barriera. Noi lo riportiamo proprio un esempio numerico molto 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 semplice. Quindi cosa succederebbe al certificato se uno dei sottostanti a scadenza dovesse trovarsi al di sotto della barriera? Succederebbe questo, che nel nostro esempio fondamentalmente riporta come l'effetto airbag andrebbe a mitigare quindi la perdita sul certificato, sul capitale stesso. Quindi ipotizziamo che a scadenza, quindi il prodotto è un prodotto con barriera 60, a scadenza peggiore del paniere abbia perso il 50%, quindi in un prodotto senza airbag il mio rimborso sarebbe di 50 euro, quindi 50 su 100. In un prodotto con airbag invece il rimborso a scadenza a parità di condizioni non sarebbe di 50, ma sarebbe di 83,30.
Perché nei conteggi finali si tiene conto non di quello che è lo strike iniziale, quindi il valore iniziale appunto per andare a effettuare il conteggio, ma si tiene conto di quello che è la barriera di protezione. Quindi questo meccanismo è sicuramente un meccanismo che va ad agevolare quelle che sono appunto le scelte della clientela e che mira ad avere prodotti un po' più resilienti, un po' più tranquilli in portafoglio, ma che allo stesso tempo permettono di avere comunque un boost in termini di rendita. Certo, ecco, con ovviamente, un livello di protezione maggiore. Esatto, ovviamente Valentina, io ho preso in considerazione quello uno dei prodotti e soprattutto ho preso in considerazione il prodotto che rendeva maggiormente. Ovviamente la critica potrebbe essere in questo caso è stato presentato il prodotto con maggiore componente cedolare perché è un po' più attrattivo. Sicuramente è un po' più attrattivo in termini di rendimento, ma allo stesso tempo parlare di un airbag su titoli volatili come fondamentalmente Tesla, sicuramente un elemento di ulteriore, diciamo, sicuramente di ulteriore protezione. Quindi per chi vuole comunque puntare su azioni come questo, secondo me in un momento e in un contesto di mercato particolare, sicuramente farlo con strumenti con maggiore protezione è diciamo molto molto importante. Poi qualora non dovesse piacere il paniere che ho selezionato, ne avete altri 11 a disposizione che vanno da paniere su indici che come questo che sto mostrando, Eurostox, Banks, FTSE MIB, Nasdaq 100, S&P 500, ai più classici insomma italiani dove c'è Banco BPM, Fineco, Intesa, quindi abbiamo strutturati tanti e insomma poi per tutti i gusti. Esatto, esatto, certo, per andare incontro poi un po' anche a tutte le esigenze. Abbiamo accennato, anzi hai accennato agli indici, in particolar modo al nostro, al FTSE MIB, lo abbiamo appena detto, ha vissuto un semestre da record toccando appunto quel famoso più 19% che non registrava dal 2008 e io qui torno al FTSE MIB perché è il sottostante dei prossimi due certificates che però ovviamente hanno delle caratteristiche diverse, essendo uno un top bonus, l'altro un reverse bonus cap. Ecco, sì. Ce li spieghi appunto la diversità però con lo stesso sottostante? Sì, diversa caratteristiche, stesso sottostante, se vuoi anche in questo caso condivido lo schermo così certo. Li facciamo vedere. Allora, abbiamo il primo che è un top bonus, dovreste vederlo in sovraimpressione, sì. Codice ISIN, io lo ricordo sempre, un DE000HC7 SWK8, al momento si acquista a 101,40, prevede una maturity a dicembre 2024 e un bonus a 108,50. Come funziona il prodotto? Ah, ricordiamo anche una barriera posta al 70%, molto molto importante. Sì. Una barriera posta al 70% che equivale a dire a 19.180 punti. Quindi 0,73. Al momento siamo distanti circa 32 punti percentuali della barriera, in quanto rispetto a quello che è il fixing iniziale, che è di 27.401, il FTSE si trova appunto, si è apprezzato, quindi siamo intorno ai 28.300. Sì. Come funziona questo prodotto? Questo prodotto può essere osservato da solo o in combinazione con quello che andremo a vedere successivamente, in quanto questo prodotto permette di prendere una sorta di posizione sul FTSE MIB e se portato a scadenza, qualora appunto il FTSE MIB non vada a infrangere la barriera di protezione di 19.180 punti, permetterà di incassare un bonus del 8,50%, quindi un bonus potenziale annuo del 5,24%, che equivale a dire un bonus totale del 7,55%. Diciamo in termini di rendimento sicuramente un rendimento minore rispetto a quello che è il prodotto che abbiamo visto in precedenza, ma l'utilizzo ovviamente è diverso. In questo caso si incassa il bonus alla fine, mentre nel precedente caso si incassano i coupon nel corso della vita. Chiaro. Del prodotto.
Questo può essere analizzato singolarmente oppure associato ad un altro prodotto che, se vuoi, ti presento, Valentina, che è un reverse bonus cap. Si dovrebbe vedere in ce questo l'abbiamo. caso, ok, di E00HC7SW68. Come funziona il reverse bonus cap e quali sono le differenze rispetto al prodotto presentato in precedenza? Allora, funziona esattamente nell'opposto, mentre il top bonus punta al rialzo del sottostante, il reverse bonus cap punta al ribasso del sottostante, quindi vuol dire che si apprezza man mano che il FTSE MIB andrà a perdere di valore. Prevede una scadenza a giugno 2024, quindi una scadenza un po' più corta rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza, che era dicembre 2024, un bonus a 106,50, una barriera di protezione al 120%, quindi un 20% più alto rispetto a quello che è il fix iniziale, quindi di 27.401 punti, quindi diciamo una barriera di protezione posta a 32.881 punti, e funziona in questo modo: quindi qualora durante tutta la vita, in questo caso il prodotto, il FTSE MIB non vada a toccare appunto quello che è la barriera di protezione di 32.881 punti, allora a scadenza giugno 2024 si andrà a incassare il premio di 106,50, quindi un 6,50% in più rispetto al valore di emissione che è 100. Al momento il prodotto quota sotto pari, quindi chi dovesse acquistarlo in questo momento a 98,60 ovviamente acquisirebbe un potenziale extra, diciamo, bonus extra rispetto appunto al prezzo di emissione di 100, perché ovviamente quota sotto pari. Come dicevamo, questo può essere acquistato o entrambi i prodotti possono essere acquistati o singolarmente, Valentina, Sì, quindi è per chi ha una view o rialzista o ribassista, chiaro. oppure possono essere acquistati in combo, creando una sorta di canale, una Perché sorta se di mi perde canale uno, che... mi si rialza l'altro. Esatto, Perfetto. esattamente. Esattamente, e fondamentalmente queste sono delle strategie che abbiamo presentato più volte con Stefano Fanton, dove appunto veniva mostrato come utilizzare e pesare ovviamente entrambi i certificati potesse fondamentalmente essere utile per creare delle strategie di mix, in questo caso di mix di rendimenti e mix ovviamente insomma di protezione. Quindi insomma, poi ovviamente sono talmente tanti che fondamentalmente li utilizzi, che poi la scelta spetta sempre ovviamente alla cliente alla finale in base a quelle che sono le proprie esigenze e necessità. Certo, tra l'altro ecco, è interessante, no? Cercare di andare un po' a capire come si evolverà la situazione che riguarda il FTSE MIB, l'abbiamo detto più volte, no? Uno degli indici, se non l'indice più resiliente in assoluto tra quelli del vecchio continente, quindi insomma, vedremo, è vero che la scadenza insomma, parla di dicembre 2024, c'è cioè ancora un bel margine e dobbiamo Certo. vederne ancora ecco, che cosa succederà al mercato azionario e non solo, però insomma in base ecco, alla tendenza che abbiamo analizzato e visto fino adesso è un FTSE MIB che sembra insomma continuare a salire, lo vedremo naturalmente. Bene, Riccardo, io direi facciamo anche un ultimo momento che riguarda la formazione, un accenno perché è importante visto che abbiamo detto per proprio cercare di ampliare l'orizzonte della clientela e di non focalizzarsi solamente sui prodotti noti e conosciuti, è importante anche acquisire delle nuove conoscenze, delle nuove competenze. Se questo lo si fa proprio attraverso la formazione e i vari momenti che voi mettete a disposizione. Ecco, che cos'è previsto prima della pausa estiva? Sì, allora Valentina, noi come sai, e lo ricordiamo sempre, puntiamo molto su quelli che sono gli appuntamenti di formazione, in quanto riteniamo che delle scelte consapevoli siano il primo passo per un investitore per affrontare in modo razionale il mercato. Scelte consapevoli in termini di prodotto, noi lo ricordiamo sempre, noi siamo affiancati nei nostri appuntamenti di formazione da esperti di mercato, ne abbiamo, li cito un po' tutti, un po' per Sì, fare un guarda, excursus. lo volevo fare io, ma ti cedo la parola. Dai, allora vuoi lascio a te o Vai, faccio vai, vai, io? vai, a Dai, te l'onore. partiamo da insomma Da Pietro di Lorenzo? partiamo da Esatto. Pietro Di Lorenzo.
il mio partner in crime, diciamo tendenzialmente, quindi Pietro Di Lorenzo, Pierpaolo Scandura, Gabriele Bellelli, Stefano Fanton, Renato De Carolis, Nicola Para, Luca Stellato, ce ne sono veramente tanti. E con tutti questi partner noi abbiamo fondamentalmente portato avanti e portiamo avanti da anni dei percorsi di formazione che vadano e che cercano fondamentalmente di dare conoscenza e dare conoscenza sul funzionamento dei prodotti alla clientela, spiegarne le caratteristiche, spiegarne quelli che sono non solo i benefici, ma soprattutto le rischiosità legate ad un prodotto. Perché? Perché è, Valentina, il primo passo per affrontare, diciamo, tendenzialmente con serenità il mercato. È sicuramente andare a capire tutte quelle che sono gli elementi, quindi caratteristiche distintive, sia positive che negative, di un prodotto finanziario. Perché questo? Perché non conoscendo esattamente un prodotto finanziario, magari messo all'interno di un portafoglio, acquistato all'interno e presente all'interno di un portafoglio, in caso di shock di mercato, sicuramente ci si fa prendere un po' da quello che è l'elemento psicologico, e quindi sicuramente le nostre decisioni razionali possono essere, di investitori, possono essere inficiate da questo elemento. Quindi, insomma, noi ce la mettiamo tutta. Ecco, Comunque guarda, l'informazione ti faccio continua. un'ultima domanda, Sì. Riccardo, visto che ne approfitto, insomma, lo chiedo a te, lo avrei chiesto anche agli altri ospiti, ecco, un aspetto che riguarda soprattutto il futuro, che cosa ne pensate riguardo al tema dell'intelligenza artificiale, cioè se nei mercati finanziari, nel trading, magari può essere un elemento che aiuta a trattenere la componente emotiva oppure no? Ecco, qual è la tua visione per il futuro? Beh, sicuramente Valentina è un qualcosa che entrerà sempre più nelle nostre case e sicuramente entrerà sempre più, diciamo, farà sempre più parte di quello che è il mondo anche dei mercati finanziari. Abbiamo visto comunque un'evoluzione dei mercati nel corso dei tempi. Insomma, sono entrati sempre più nei mercati quegli algoritmi e che tendenzialmente muovono molto velocemente i cosiddetti high frequency trading system, quindi che tendenzialmente muovono molto velocemente appunto delle posizioni. Quindi abbiamo visto come nel tempo la tecnologia sia sempre più diciamo sia sempre più andata a mischiare con quello che sono l'attività umana, l'attività appunto dei singoli investitori. Quindi senza dubbio io immagino che comunque in un futuro l'intelligenza artificiale insomma farà sempre più parte dei mercati finanziari. Non ti nascondo che come emittenti in generale ci stiamo anche strutturando dei prodotti su questo settore perché è di forte interesse da parte della clientela. Certo, eh sì, con diciamo una complementarietà poi sempre maggiore, ecco, tra la tecnologia e il fattore umano che resterà sicuramente perché non verrà cancellato, ma magari ecco, si sposterà su altri tipi di focus. Bene, io direi ecco, con questo sguardo completamente proiettato al futuro, chiudiamo la puntata. Naturalmente, se Riccardo non vuoi aggiungere ancora qualcosa. Ma aggiungo i ringraziamenti se posso, Certamente. insomma, lato prodotti non aggiungo nient'altro, salvo il fatto che aggiungerei anche che noi come team di Unicredit siamo disponibili, i nostri contatti sono disponibili sul sito investimenti.unicredit.it, io e il team siamo ovviamente a disposizione degli investitori che vogliono chiedere, vogliono approfondire il discorso sui mercati, però in realtà la chiusa finale vorrei farla con un ringraziamento nei tuoi confronti e ovviamente nei confronti di tutto lo staff che in questi lo staff di Le Fonti che in questi anni ci ha permesso comunque di avvicinarci alla clientela, di poter parlare dei nostri prodotti, di approfondire le tematiche relative a questi prodotti finanziari che sono da innovativi, sono diventati sempre più presenti all'interno dei portafogli e quindi, insomma, ringraziare gli amici e i telespettatori che ci hanno seguito, ma soprattutto voi che ci avete dato questa possibilità, insomma, di poterne parlare se con sempre più frequenza. E io ovviamente ecco, ti ringrazio a nome di tutto lo staff ed è stato un piacere farlo.
fare questo percorso insieme a voi, come hai detto giustamente, anche insomma un tentativo di rendere un prodotto innovativo parte della quotidianità. Della finanza e degli investitori, e abbiamo cercato, ecco, di farlo nel modo naturalmente più semplice, più leggero, più spontaneo, tentando di conciliare naturalmente i contenuti, ecco, con anche una forma di narrazione che fosse gradevole per il pubblico, grazie naturalmente alla tua competenza, alla tua simpatia e alla competenza e alla simpatia di tutti i nostri ospiti che hai citato. Quindi veramente è stato un piacere fare questa strada, questo percorso con te. E comunque noi, un occhio ai certificati, continueremo a darlo proprio sull'esempio vostro, sull'esempio di Unicredit. Quindi grazie ancora. Grazie a voi ovviamente, grazie a tutti. Grazie. Ringraziamo allora il nostro Riccardo Falcolini e voi, ricordo, potete guardare questa ultima puntata di Zoom Certificates sui nostri canali, sul sito di Le Fonti TV e sul nostro canale YouTube On Demand. Naturalmente la programmazione di Le Fonti continua, quindi mi raccomando, restate con noi.